Giovedì 21 alle 18.30 arriva in Ortigia la Festa della Musica 2018, organizzata dalla Proloco Siracusa. Una festa che nasce in Francia nel 1982 da un'iniziativa del Ministero francese. Ad oggi, ogni 21 giugno, aderiscono anche 554 città italiane, con più di 7.800 artisti. Un fenomeno culturale musicale che arriva anche nella nostra città nel 1987 con la direzione artistica, anche per altre 5 edizioni, del musicista Omar Giardina. Un'eredità artistica musicale lasciata alla città, oggi organizzata dalla Proloco con il presidente Luigi Puzzo, insieme all'amministrazione comunale, che hanno presentato questa mattina l'iniziativa nella sala Archimede del comune. L'inno alla gioia, come lui stesso ha definito la Festa della Musica a Siracusa 2018. 34 artisti daranno vita a questo inno alla vita, come lei l'ha chiamato, come appunto è la Festa della Musica per Siracusa. Sì, l'inno alla gioia, la vita è gioia, è musica, e quindi avremo un giorno dedicato alla musica qui a Siracusa. Diciamo che l'organizzazione è stata un po' pesantuccia, perché è da 4 mesi che lavoriamo alla Festa della Musica. Abbiamo avuto 60 iscrizioni con 34 artisti che si esibiranno nei palchi ad Ortigia. 7 palchi che partono da Piazza Pancali, arrivano a Piazza Archimede, Piazzetta dei Mergulenzi, Piazzetta Cavalieri di Malta, Piazzetta Corpaci all'Immacolata, e poi San Filippo alla Giudecca e via Locoteta. Quindi sarà una giornata incentrata dalla musica. Da che ora? Quando inizia? Quando finisce? Inizia alle 18.30 e finisce alle 23.15 in tutte le piazzette. L'unica piazzetta che rimarrà con la musica fino alle 24.30 sarà Piazzetta Mergulenzi. I generi musicali scelti nella cernita delle varie proposte? Sarà pop, ci saranno i DJ, una serie di DJ in via Locoteta, quindi là saranno solo DJ per i giovani, mentre dalle altre parti passiamo dai cantautori e poi a tutti i vari generi che ci possono essere. Sindaco Garozzo, uno dei suoi ultimi eventi, quello della Festa della Musica, che va a chiudere anche i suoi 5 anni di amministrazione. Ma la Festa della Musica è frutto di fatto di una sana collaborazione tra amministrazione comunale, Proloco, volontari e territorio, quindi sono quelle cose che in qualche maniera ti mettono nella condizione di dire che c'è una sinergia corretta per produrre dei risultati. Ringrazio la Proloco perché si è fatta portatrice di presentare un progetto per realizzare la Festa della Musica. È chiaro che attorno a questo gravita un mondo di volontari ampissimo, sia di artisti siracusani e non, sia di semplici qua. Oggi la sala era piena di persone che stanno collaborando attivamente alla buona riuscita di questa manifestazione, il tutto sempre a titolo gratuito. Come si svolgerà giovedì 21 questa festa? Allora, partirà alle 18.30, come ha detto il Presidente, e in ogni palco ci saranno diverse performance, ci saranno diversi artisti con diversi generi musicali, partendo da Piazza Pancali, in cui avremo delle band. La scelta che abbiamo fatto era quella di privilegiare i giovani e gli artisti siracusani, anche se abbiamo avuto delle richieste da artisti che vengono da Palermo, da Ragusa, da Messina. Avremo una bravissima cantautrice, Oriana Civile, che farà folk nel palco principale. Abbiamo anche i maestri Antonio Canino e Peppe Di Mauro, che faranno la loro performance in via dei Mergulenzi, ma abbiamo un sacco di artisti giovani emergenti che vogliono farsi conoscere. Antonio Ortisi, conosciuto nel mondo della musica siracusana. Come dicevo prima in conferenza stampa e come mi ha ribadito la mia Federica, abbiamo più che altro privilegiato i ragazzi che propongono la propria musica, ma piuttosto che le cover band. Ripeto, le cover band ci saranno lo stesso, ma diciamo che un occhio di riguardo per i giovani era doveroso, visto e considerato che Siracusa comunque ha un fermento giovanile e musicale di notevole spessore.